Pensavate che io abbia smesso di caricare video, eh? No, no, non ho smesso di caricare video, mi sono solo preso una pausa per ragionare perché non avevo più in mente il progetto che volevo fare su questo canale. Perché ultimamente stavo editando video svogliato, stavo caricando video svogliato. E ultimamente mi si erano accumulati tipo 10 video da montare e addirittura ancora qualcuno da scaricare dalla macchina fotografica. E allora ho detto, è arrivato il momento di dare quella brutta ma forse anche bella notizia. Per cui mettetevi comodi e godetevi tutto il video, dall'inizio alla fine. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. Prima di darvi questa news, ve ne devo dare un'altra. E vi devo dire che sul mio secondo canale, quello dedicato allo sport, è uscito da un'oretta più o meno un nuovo video in cui vi spiego il progetto che andremo a fare. Quindi mi raccomando, vi lascio il video qui sopra, andatevelo a vedere, perché mi raccomando è molto molto importante. Perché così riuscirete a capire il progetto che ho in mente e già che vedete quel video, lasciate anche un bel like a quel video e iscrivetevi a quel canale, così mi fate felice. Adesso direi che possiamo passare alla notizia di questo canale. Se state notando, in quest'ultimo periodo sono stati eliminati tutti i video che avevo pubblicato, tranne quello della transumanza. Perché? Per il motivo che vi ho detto all'inizio del video. Ultimamente mi si stavano accumulando tanti 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 troppi video sul telefono da montare. C'era, vi dico il video, tanto non li vedrete mai, uno della fiera di Saluzzo, uno della fiera del santuario, uno di una giornata che abbiamo passato con mio nonno e mia nonna in montagna a Gian della Tura, e tutti i video delle vacanze, un video di quando siamo andati allo zoo. Cosa ho detto? Non ce la potrò mai fare a pubblicare tutti questi video in un mese, perché adesso vado a scuola, non ho né il tempo di editare i video né tutta la voglia e soprattutto non posso pubblicare un video a ottobre, a fine ottobre di un viaggio che abbiamo fatto a agosto, perché non avrebbe senso. Allora cosa ho detto? Archiviamo tutto, mi dimentico di tutto e riiniziamo completamente il progetto. Per cui, benvenuti alla spiegazione del nuovo progetto di In Viaggio con Francesco. Dunque, da cosa partiamo? Intanto mi presento, se qualcuno già non mi conoscesse, probabilmente li conoscete tutti perché tanto i miei video li avete già visti in passato. Però intanto mi presento di nuovo. Io mi chiamo Francesco Basso, ho 14 anni, vivo in provincia di Cuneo, in Piemonte, e quest'anno frequento la prima liceo linguistico. Ho tante passioni, tra cui quella per i viaggi, quella per la fotografia, quella per lo sport, faccio il canale appunto di sport, la passione per la fotografia, la passione per le lingue, insomma queste sono le più grandi passioni. Pratico il tennis e adesso sono qui appunto per spiegarvi il nuovo progetto. Allora, nuovo progetto, allora, ci saranno come sempre i vlog. I vlog sono quelli che avete già visto in passato su questo canale, per cui magari una gita in montagna, una gita al mare, la mia vacanza, insomma, vlog normali. I vlog ne sono già miliardi di milioni su YouTube, i vlog sono quelli normali. Vlog fatti con una qualità abbastanza alta, perché avendo una macchina fotografica riesco a rispettare una qualità abbastanza alta di video. Però non ci saranno solo vlog, ho in mente anche di fare altre cose. Un'altra cosa che ho in mente di fare è quella di raccontare magari la storia di certi paesi che in tanti non conoscono. Un po' come fa Nuovo Alecchio. Andremo magari a parlare di cose che in pochi conoscono. Potremmo andare a parlare di tante cose che in pochi conoscono. Per cui questi tipi di video qua ne usciranno uno, massimo due al mese. Questo è il progetto. Detto questo, io ho finito i video, li registro appunto con la macchina fotografica. Questo è quanto. Io vi ricordo di iscrivervi a questo e al canale di sport e attivare la campanellina su entrambi i canali per non perdere i prossimi video.
di lasciare un like a questo video, di condividerlo con i vostri amici per sapere che sono risolto, di lasciarmi un commento se questo nuovo progetto vi piace o se volete darmi dei consigli per altre cose che volete vedere. Seguitemi su Instagram. E niente, noi ci vediamo ad un prossimo video che non so quando sarà, ma prima o poi sarà. E niente, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.